Ciao a tutti, sono Elisabeth Negro, benvenuti sul mio canale. In questo video voglio fare un bellissimo feedback negativo alla società BRT perché mi sono trovata davvero di merda e ne ho le palle piene di questa storia, veramente. Siccome che legalmente non posso fare un cazzo perché tanto trovano sempre il modo, cioè dei cavilli così per attaccarsi alle stronzate. Quantomeno voglio fare un bel feedback su YouTube e su TikTok, probabilmente perché ho anche molti più follower. E niente, allora facendola breve, io a partire dal mese di settembre ho pensato di trasferirmi in Germania perché in Italia ci stavo da schifo. Ho cominciato a fare una specie di trasloco, diciamo, trasferire tutta la mia roba nell'appartamento del mio ragazzo, dopodiché abbiamo fatto il trasloco vero e proprio. Abbiamo dovuto cercare l'appartamento e tutto. Prima di ciò abbiamo dovuto trasferire i miei oggetti personali, sottolineo oggetti personali. Siccome che i miei genitori sfortunatamente avevano fatto un contratto con questa società, e, ripeto, BRT, abbiamo niente, pensato bene di usufruire dell'abbonamento che avevano stipulato, che evidentemente non era neanche così chiaro, non so perché o i miei non capiscono le cose o non sono stati chiari loro a specificare certe cose. Comunque, i miei hanno fatto il contratto per spedire delle cose a mia sorella principalmente, perché viveva in una città abbastanza lontana e ogni tanto dovevano spedirle delle cose. E hanno pensato di fare la stessa cosa anche con me, quando ho dovuto fare questo trasloco all'estero. Io mi sono spedita la roba dall'Italia in Germania, così quando sarei arrivata avrei trovato il pacco nel frattempo, perché ci vogliono una decina di giorni più o meno, altre società ci mettono 2 giorni comunque, giusto per... Comunque vabbè, con la tempistica mi trovavo. E niente, allora io ho preparato le mie cose in una scatola, mi hanno detto che potevo, sì, trasportare quello che volevo, e ho imballato la mia roba e l'ho spedita. Ho fatto 2 scatoloni, uno grosso e uno piccolo. E quando sono arrivate a destinazione, che ho ricapitato il pacco, che ormai erano passati 10 giorni, ero già lì. Niente, la roba mi è arrivata, praticamente lo scatolone era aperto con tutta la roba rovesciata. Sì, poi volevo puntualizzare che Bartolini si occupa della fino alla frontiera italiana del pacco, dopodiché viene passata la pratica a DPD, che sarebbe Bartolini tedesco. Loro mi hanno fatto presente che la scatola si era aperta, mi hanno fatto una foto, una segnalazione dell'anomalia e tutto. E ho detto va bene, grazie mille, lo farò presente. Così avevano dei vestiti che si erano rovesciati quando lo scatolone si è rotto. Vestiti a manica lunga che avevo, quasi alle porte dall'inverno, cioè, quindi mi sono dovuta ricomprare tutte le maglie da Primark e in altri negozi che non costavano chissà quanto, mentre la roba che avevo perso costava una marea. Vabbè, grazie. E niente, ho dovuto fare provvisoriamente comprarmi sta roba qua perché sennò morivo di freddo, perché qui fa abbastanza freddo d'inverno. Adesso fortunatamente ho trovato un lavoro praticamente subito, appena mi sono trasferita, non come in Italia che non trovi mai un cazzo, e la paga è anche abbastanza buona, quindi adesso mi posso ricomprare le mie cose. Mi dispiace solo che una maglia di quelle che avevo perso, cioè che loro mi hanno perso, voglio sottolineare, costava 80 euro, più altra roba che non voglio sapere quanto cazzo costava. E vabbè, insomma, è la prima volta è andata così, che mi hanno perso tutti i vestiti. Ah, poi nell'altro scatolone hanno ammaccato delle borse dell'Aristyle e delle altre cose. C'erano delle piccole, come cazzo si dice, bump in italiano, non me lo ricordo, ammaccature. La prima volta è andata da schifo. La seconda, siccome che ero ritornata in Italia comunque per fare delle mie cose, cazzi miei comunque, niente, ho voluto vedere se c'era un altro corriere, perché sinceramente non mi andava di usare quello lì. E il problema è che avevo veramente pochissimo tempo, non trovavo nulla che fosse
immediatamente disponibile, stava diventando, cioè avevo veramente pochissimi giorni, c'ero stata pochissimo in Italia, quindi ho detto stavolta riuso, però magari imballo tutto benissimo. Ho fatto due pacchi che erano imballati, non so, cioè una cosa, era impossibile che succedesse qualcosa perché li avevo imballati benissimo. Li avevo rivestiti anche all'interno, all'esterno, cioè ho messo il pluriball, avevo fasciato l'esterno con della roba impermeabile, cioè non poteva succedere assolutamente niente. Evidentemente, non lo so, loro si lanciano i pacchi e quando il pacco è venuto a destinazione di nuovo, insomma, le mie pietre, che io colleziono pietre, cristalli e cose varie, erano tutte spaccate. E non so neanche come sia possibile, perché erano all'interno, in mezzo ai vestiti, in mezzo al pluriball, cioè fasciati non so quante volte, cioè quindi veramente ci si devi proprio mettere d'impegno per fare una cosa del genere, cioè devi proprio essere. No, non voglio dire cosa, non voglio dire cosa, perché mi accusano anche di insulto, di insultare, cioè così. Siccome che comunque non sono cretina, cioè io sto facendo un feedback, io non posso fare un cazzo a voi non fate un cazzo a me, perché io non vi sto insultando fisicamente, sto solo facendo una recensione negativa, non sto usando insulti, non sto facendo nomi, anche se comunque il video l'ho spedito al responsabile che mi ha seguito della filiale, che tra parentesi io sempre non faccio nomi, comunque è un'azienda che si trova in un paesino vicino alla Spezia, che è la città di merda dove abitavo prima, dove fortunatamente, cioè da dove me ne sono fortunatamente andata, e io non sto facendo nessun riferimento, non sto dicendo il luogo né nulla, però è un paese piccolo, pieno di gente tossica prevalentemente, che si trova vicino alla Spezia con un fiume. Per chi è della mia zona magari può anche capire di cosa sto parlando, però io non sto facendo nomi, quindi nulla. Quindi ricapitolando, loro mi hanno spaccato le cose, mi hanno smarrito le cose, e la prima volta io non ero assicurata, non ho potuto fare nulla. Tra l'altro hanno detto che avevo bisogno della ricevuta, delle cose che mi avevano smarrito, che erano cose personali, cioè che avevo comprato in non so quanti anni, quindi era impossibile che avessi la ricevuta, non era una cosa commerciale, cioè erano beni personali, quindi non potevo avere la ricevuta. E la stessa cosa anche con le pietre, che stavolta avevo assicurato, perché non sono scema sì, ma cogliona no. E niente, questa volta hanno detto che rivolevano la fattura commerciale di tutto. Io sono andata nel negozio dove ho acquistato le pietre, mi sono fatta fare un listino prezzi. Hanno detto che non era una fattura ufficiale, che non potevano fare nulla. Allora io, vabbè, dopo questo ho troncato tutti i rapporti telematici. Gli ho detto, vabbè, che mi avevano rotto il cazzo, e ho iniziato a sentire un legale perché mi hanno rotto i coglioni. E nulla, il legale poi l'ha contattato, loro ovviamente non si facevano mai trovare, se ne sono usciti poi alla fine che praticamente loro non rispondono dei beni personali, quindi cosa rispondete? Cioè, perché se non trasportate i beni personali a cosa cazzo servite? Cioè, non ho capito, siete solo per le attività o per gli e-commerce? Allora ditelo quando le persone vi fanno il contratto. E poi comunque io avevo fatto l'assicurazione ed è risultato che non era assicurata, perché non hanno fornito le prove dell'assicurazione che ho fatto, ma io l'assicurazione l'ho fatta e l'ho pagata, semplicemente non c'era scritto nella fattura, perché è bella la vita. Però io avevo fatto l'assicurazione che l'ho pagata per un cazzo. E quindi niente, io non posso fare nulla contro questa società, però, cioè, perlomeno gli voglio fare una bella recensioncina. E niente, io adesso ovviamente ho detto alla mia famiglia che se non si toglievano da quel cazzo da quel cazzo di abbonamento, cioè veramente mi ribaltavo tutto. Avete perso i miei genitori come cliente, avete perso me come cliente.
Avete ancora della gente disperata che vi sta dietro, però spero che legga le recensioni che comunque lo guardate su Trustpilot, sono tremende. Io da questo momento sto usando FedEx, mi trovo benissimo. E non consiglio veramente a nessuno di usare questo corriere perché veramente non è serio. Quindi, se avete delle cose di valore, non trasportatele assolutamente. Cioè, tanto trovano sempre il modo di non prendersi la responsabilità e perdete dei soldi e della roba e vi fate solo del gran nervoso. E niente, io spero che il tizio abbia anche guardato il mio video nel frattempo, spero che lo guardino numerosi sui miei canali. E tanto vabbè, comunque già si sapeva che era uno schifo perché non ho mai sentito parlare bene, non so perché, forse i miei mi avevano detto che si erano trovati bene con questa particolare azienda qui. Io ho detto magari sono un cazzo, invece no, è uno schifo. Dalla mia esperienza, gli unici corrieri affidabili sono probabilmente DHL, che però costoso una marea, e FedEx, anche quello è costosino, però affidabile, mi ci sono trovata molto bene. E niente, detto questo, non so che altro dire, mi sono dovuta ricomprare tutto da capo. Non fate assolutamente spedizioni con BRT perché fa schifo. E cioè, detto questo, basta, non ho nient'altro da dire perché è meglio.